Buongiorno, mister Riccardo Buongiorno. Allegretti, intanto benvenuto e bentornato tra noi. Ci Grazie, grazie. eravamo lasciati nell'ultima giornata dello scorso campionato, era maggio, no? Sono passati 5 mesi, adesso ritorni con questa prima partita, una bella partita contro il Desenzano. Le cose ne sono cambiate, però alcune sono rimaste anche uguali. Sì, partiamo dal presupposto che siederò sulla panchina del Chievo. E io che ero venuto qui con la Crivense con l'obiettivo di sedermi sulla panchina del Chievo, intanto ho raggiunto il mio primo obiettivo, quindi sono contentissimo. Di cose ne sono cambiate tante, e ho ritrovato parecchi ragazzi, amici, ho ritrovato amici al di fuori del terreno di gioco che sono in società, quindi sono contento, sono a disposizione, sono carico e voglioso di dare il massimo. Hai avuto neanche 3 giorni per preparare questo primo impegno, però ti abbiamo subito visto all'opera con degli allenamenti incentrati oltre naturalmente all'intensità, ma anche abbiamo visto su esercizi per amalgamare forse di più il gruppo e anche abbiamo visto i ragazzi un po' più sciolti, no? Forse hai lavorato più su questi aspetti in così poco tempo. Abbiamo fatto i primi 2 giorni dove abbiamo praticamente giocato. Giocato perché secondo me l'aspetto più importante è quello psicologico, soprattutto in un momento in cui le cose non vanno bene. Quindi è importante liberare la testa. So cosa vuol dire un cambio di allenatore, che cosa comporta un cambio di allenatore. E quindi era dal mio punto di vista importante riuscire a creare un entusiasmo visto che sono cambiate un po' di cose. Dopodiché, oggi abbiamo fatto un allenamento di rifinitura, abbiamo preparato tutto quello che era possibile preparare in così poco tempo, sapendo di avere di fronte una squadra forte, la prima in classifica, ma io credo che sia l'occasione giusta per mettere in campo tutto quello che si può mettere per vincere la partita, perché sostanzialmente, è una vittoria che può cambiare la situazione. Poi ci deve essere sicuramente tanto impegno, ma sembrerà banale, ma una vittoria cambia un po' anche la mentalità vincente. Desenzano, dicevi bene, primo in classifica, lo troviamo nel suo miglior momento, mancherà Paloschi per infortunio, una squadra che comunque conosciamo, abbiamo affrontato anche l'anno scorso, anche se ci sono stati anche lì alcuni cambiamenti. E ti chiedo poi, oltre che partite, appunto, ti aspetti quindi domani, nel gruppo hai ritrovato alcuni che hai avuto e allenato la scorsa stagione, molti altri invece nuovi, ti sei già fatto un'idea un po' su che tipo di giocatori avrai a disposizione? Beh, l'idea sicuramente sì, me la sono fatta, quindi sì, tanti giocatori, detto bene, li conoscevo, è chiaro che con loro sarà il lavoro minore da fare, con gli altri dovrò lavorare per farmi conoscere, per mettermi a loro disposizione, per capire cosa posso fare per essergli utile, così come devo fare con lo staff, perché sono tornato da solo, quindi c'è tanto lavoro, ma c'è tanto entusiasmo. Per quanto riguarda invece il Desenzano, è vero che non ci sarà Paloschi, ma è una squadra che oltre ad avere interpreti forti, è una squadra che gira bene, che gioca tranquilla. Tornando al discorso di prima, è una squadra che vince, quindi quando si vince, funziona tutto e va molto bene. L'allenatore è un ottimo allenatore che nella sua carriera ha vinto tanto. È il test giusto per mettere in campo, come ho detto prima, tutto quello che abbiamo, l'entusiasmo. Abbiamo tante cose da mettere a posto, dobbiamo mettere per step, riuscire a migliorarne una alla volta. E già da domani mi auguro che si parte con tanto entusiasmo e tanta voglia. Grazie, mister.